Federico Trevisan, dirigente del Le Ali Padova, squadra seconda classificata alle finali nazionali Under 16 di pallavolo femminile qui al Palamanera di Mondovì, al termine di una maratona estenuante durata 5 set in finale contro le campionesse in carica della SD Volero Casal de Pazzi Roma. Una gara giocata con il giusto spirito, con la giusta grinta dalle giocatrici patavine, poi alla fine ha prevalso la formazione campione d'Italia in carica, ma credo non si possa davvero rimproverare nulla al vostro organico. 16-14 al tie break, credo una palla in più o in meno fa poca differenza. Noi veniamo dalle qualificazioni del mercoledì, quindi abbiamo 9 gare sulle gambe, abbiamo affrontato tutte le migliori che c'erano qui presenti a Mondovì. Credo che non ci sia nulla da dire, nulla da rimproverare a nessuno, se non andare fieri di un gruppo che annovera comunque 3-2000, un paio di 2001, quindi che ha prospettiva di andare avanti e di ritagliarsi altri traguardi importanti. In 4-5 anni di Le Ali Padova è la terza presenza alle nazionali, un settimo, un quinto, un secondo. Credo che siamo in crescita, si comincia a conoscere Le Ali Padova in giro per l'Italia e questo è una grande cosa. Il applauso più grosso va alle ragazze, agli allenatori, allo staff, perché senza una programmazione, un'organizzazione certosina sicuramente non si arriva a questi livelli e anche a fare prestazioni del genere dopo 4 giorni di gare. Quindi un grazie sincero e veramente accorato al gruppo delle ragazze e a tutto lo staff e al progetto Le Ali, che a Padova comunque ha cominciato ed è un punto di riferimento per il volley femminile. Grazie, grazie per la disponibilità e complimenti ancora alle Ali Padova, che ha conquistato una medaglia d'argento che vale oro.